Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Abbiamo già visto tutte le potenzialità del mixer di Studio One Pro in un altro video che trovate in descrizione e che vi invito a seguire, mentre ora ci occuperemo di tutte le nuove features relative al aggiornamento Studio One 5 Pro e ovviamente al mixer, quindi tutte le novità relative al mixer di Studio One 5. Clicchiamo subito su Mix ed esploriamo tutte le novità. Il mixer di Studio One è già di default una delle applicazioni più potenti all'interno di questa DAW e che prende ovviamente l'eredità dalle funzioni mixer più comuni nelle altre DAW, ampliandole, migliorandole e rendendole ancora più pratiche. Abbiamo già visto nell'altro video la possibilità di creare un routing interno, di creare una situazione di routing molto molto complessa all'interno di ogni singolo canale e la facilità di salvare pagine all'interno del mixer. Proprio la funzione pagine è stata completamente ridisegnata e migliorata, questa volta creando dei veri e propri snapshot del mixer in grado di poter essere richiamati completamente o anche soltanto parzialmente. Vedremo i nuovi canali AUX, analizzeremo il canale Listen Bus che vediamo subito qui in basso a destra a fianco al nostro canale main, le nuove opzioni a disposizione, come vediamo sono molte di più, il nuovo metering mode e tanto altro ancora. Apriamo alcuni canali audio, aggiungiamoli quindi al nostro arrangiamento, li chiameremo channel, aggiungiamo 8 e scegliamo anche un auto color in maniera che ogni canale abbia poi un colore differente in maniera assolutamente casuale. Facciamoli stereo o mono, indifferente. Non apriamo preset, scegliamo come ingressi standard quelli della Ferrofisher, rendendo la numerazione ascendente, come anche le uscite potrebbero essere rese ascendenti. In questo caso tutti i canali usciranno su main. Facciamo ok e come vediamo tutti gli ingressi vengono automaticamente numerati in maniera ascendente, tutte le uscite sono puntate sul main out principale che abbiamo qui. La colorazione come vediamo è stata assegnata in maniera cromatica e può essere cambiata in ogni momento cliccando all'interno. I metering che vediamo qui all'interno di ogni canale fanno riferimento al pre-fader metering e possono essere scelti e quindi switchati tra pre-fader e post-fader. Questa funzione è su tutti i canali del mixer. Abbiamo poi ovviamente in alto gli insert e i send per ogni canale. Aggiungiamo adesso dei bus. Normalmente li possiamo aggiungere cliccando con il tasto destro del mouse all'interno del mixer, quindi aggiungendo un bus, oppure cliccando su diverse tracce attivando un bus già collegato utilizzando l'opzione aggiungi bus per i canali selezionati. Molto pratico e rapido. Vediamo poi che le uscite del canale vengono assegnate immediatamente al bus. I bus, come anche sulle altre DAW, possono essere utilizzati sia come mandata effetti sia come gruppo. E a differenza ovviamente dei canali standard possiedono poi le funzioni di Mix FX qui in alto che ci permettono di utilizzare degli effetti che abbiano caratteristiche di connessione con tutti i canali a cui fanno riferimento. Sto parlando infatti ad esempio del Console Shaper che è in grado di emulare un mixer analogico attraverso la replica degli effetti del plugin su tutti i canali a cui fa riferimento il bus. In questo caso, come vediamo, bus 2, ho inserito il console shaper e viene attivato da questa lineetta arancione sui canali che sono collegati al bus. Le caratteristiche del console shaper, quindi di tutti i plugin MixFX che fanno riferimento sia ai bus sia al bus master finale, come ad esempio tape di Softube, consentono quindi a tutti i canali di usufruire delle caratteristiche di questa funzione MixFX. Le caratteristiche più comuni sono ovviamente un enhancing delle armoniche attraverso l'emulazione del drive analogico, l'aggiunta di un rumore appartenente ai canali analogici e ovviamente la funzione più interessante, quella del cross-talking, ossia la possibilità di
sentire porzioni di traccia all'interno della traccia adiacente. Questo è un effetto a volte anche indesiderato che i mixer analogici però possiedono e crea quello che viene considerato un'amalgama più tridimensionale del suono all'interno del mix. Ho già esplorato il CTC1 e quindi Console Shaper all'interno di un altro video, sempre nel canale, che vi invito a vedere. Andiamo avanti. Inserire un effetto all'interno del canale bass, abbastanza semplice, cliccando su più possiamo scegliere tra i vari plugin di terze parti o quelli appunto di Presonus che sono stati completamente ridisegnati. Prendiamo ad esempio in questo caso un riverbero e potremo poi mandare in mandata nei canali attraverso le funzioni di send. Quindi cliccando su send e scegliendo bass 1, il nostro segnale finirà in maniera parallela all'interno di questo bass. Queste per le funzioni basic dell'utilizzo di un bass. Potrò chiamare poi questo bass reverb e ritrovarmelo qui all'interno del canale. Possiamo poi replicare il send semplicemente trascinandolo nei canali dove c'è necessario e scegliendo quindi un mix differente. La funzione di mix parallelo pre-fader si attiva cliccando sul pulsantino del piccolo fader qui e quindi l'effetto diventa in pre-fader e non viene influenzato dall'uscita del canale, quindi processato. Gli altri plugin sono ovviamente inseribili anche semplicemente scrivendo il nome, quindi raggiungere una praticità di lavorazione molto veloce, e poi copiando velocemente il plugin oppure selezionando tutte le tracce e copiandolo rapidamente su tutti i canali. Inseriamolo anche all'interno del riverbero. In questo caso il compressore potrà essere inviato con in sidechain con uno dei canali, semplicemente cliccando e selezionando il canale a cui il sidechain farà riferimento. Automaticamente, come vediamo, viene aggiunto un riferimento send nel sidechain del compressore che in questo momento si trova sul riverbero, ad esempio. Le funzioni di routing, come vediamo, sono estremamente rapide e veloci e semplici da attuare. Gli altri canali che abbiamo a disposizione sono il canale effetto, molto simile al bass, con funzioni di solo safe automaticamente inserite. Non può essere utilizzato come canale bass, quindi ovviamente non include la possibilità di utilizzare i send, ma soltanto gli insert. Aggiungiamo qui un delay, il groove delay ad esempio. E poi possiamo richiamarlo nelle mandate di ogni canale con il nome FX1. In questo caso possiamo rinominarlo con delay. Ogni volta che aggiungiamo un send e un insert vengono accese qua nel master i LED di riferimento. Il primo fa riferimento agli insert, il secondo fa riferimento ai send ed il terzo, quello arancione come vi ricordo, fa riferimento al mix FX che si trova nel bus. Per poterci ricordare velocemente cosa influenza il nostro canale di effetto, clicchiamo qui in questa barra per vedere quale canale lo sta utilizzando oppure nei bus quali canali stanno utilizzando il bus, poter arrivare velocemente sul canale che si indirizza in questo bus. Abbiamo poi a disposizione i VCA channel che servono per comandare i fader dei nostri canali, ad esempio, e quindi creare una sorta di telecomando per i nostri fader, e ovviamente il nuovissimo canale AUX channel. Il canale AUX ci permette questa volta di utilizzare qualunque strumento esterno direttamente nel mixer di Studio One senza dover aprire necessariamente o un canale MIDI o una traccia audio con un ingresso particolare e mettendolo poi ovviamente in monitor. In questo caso basterà semplicemente cliccare sugli ingressi, scegliere quello a cui fa riferimento, ad esempio il mio preamplificatore Neve o anche l'ISA 2, e il segnale che entrerà qui all'interno, che potrà essere ad esempio una chitarra o un basso o anche un sintetizzatore esterno, potrà usufruire immediatamente degli effetti di Studio One in tempo reale, quindi senza dover comunque necessariamente aprire un canale sull'arrangiamento che abbia poi delle funzioni di monitoring. È un sistema molto utile per creare delle connessioni rapide all'interno del mixer ed avere subito a disposizione la possibilità di utilizzare gli effetti in maniera assolutamente veloce. L'AUX ovviamente poi potrà essere indirizzato o al main out o qualunque altra uscita abbiamo a disposizione nella nostra scheda audio o nel nostro convertitore. Proprio queste caratteristiche scelte in questo piccolissimo arrangiamento ritroviamo utili nell'IO Setup, che ora ospita una funzione di used
che ci mostra quale ingressi dell'interfaccia sono in questo momento utilizzati all'interno dell'arrangiamento. Come vediamo, questi sono i canali di ingresso del mio microfono, mentre il canale ISA 2 viene sfruttato dall'AUX, quindi per ricordarci quali canali abbiamo ancora a disposizione all'interno della DAW. Lo stesso vale per le uscite. Come vediamo, il main out e listen bus sono già utilizzate e configurate nell'applicazione e abbiamo a disposizione tutte le altre uscite libere. Qualora noi utilizzassimo un'altra uscita, ad esempio del bus 2 nel Ferrofish 1516, quando torneremo nella iOS setup vedremo che Ferrofish 1516 ha già l'uscita utilizzata da uno dei canali del mixer, quindi sarà inutilizzabile qualora volessimo sceglierla un'altra volta all'interno dell'arrangiamento o volessimo collegare qualche strumento direttamente al convertitore. Sappiamo già che questa uscita è utilizzata. Ogni uscita poi ovviamente può essere convertita in un QMix, quindi avere a disposizione ad esempio le uscite dei convertitori come dei QMix e scegliere loro come uscita il main out oppure una seconda uscita della scheda audio. Applica, ok. Abbiamo ora, come vediamo velocemente, per ogni canale le uscite QMix pronte per un mixing in cuffia molto veloce soltanto dei canali che non sono stati inviati nei bus, come vediamo. Per cui questi primi canali inviati nei bus non possono essere utilizzati nel QMix, quindi facciamo attenzione a questa funzione. Gli altri ovviamente possiedono uscite QMix e quindi posso scegliere di utilizzare Ferrofish 1, 2 e Ferrofish 3 e 4 del mio convertitore per creare un sottomix adatto ad esempio a delle uscite cuffie separate per il batterista oppure per il tastierista o per il cantante. Le uscite poi le troverò direttamente in out e quindi qui potrò scegliere di lavorare in Zero Latency Monitor sulle uscite che vanno appunto nelle nuove cuffie, inserire degli effetti eventuali, eccetera eccetera. Gli input reali possono essere visti ovviamente dalla funzione input. Come vediamo, notiamo sia l'ingresso sinistro del mio preamplificatore sia l'ingresso mono dello stesso preamplificatore. Se volessi mandare il mio microfono all'interno di AUX dovrò scegliere Free 5 ed ora la mia voce è direttamente inserita all'interno di AUX. Ora potrò scegliere di inviarla a un QMix diverso, inserendo quindi la mia voce all'interno dell'AUX channel. In questo caso ho selezionato il mio microfono, sono costretto ad utilizzare l'uscita, in questo caso Reference, che utilizza le stesse connessioni out del main. Infatti se vado sulla IO setup troverò che Reference utilizza in questo caso la Esebo out. L'ingresso AUX al momento non può utilizzare lo Zero Latency Monitor messo a disposizione dall'uscita main out di Studio One. Sarò costretto quindi ad utilizzare un buffer più basso, in questo caso sto utilizzando 64 samples, e un dropout protection minimo. Infatti utilizzando la finestra performance avrò sì più consumo CPU, ma potrò utilizzare l'ingresso AUX per poter effettare e quindi manipolare la voce. Come sentiamo, ho inserito anche un riverbero, apriamolo, eccolo qui, e lo sto utilizzando in tempo reale dentro il mixer di Studio One. Quando poi sarà pronto il nostro routing saremo in grado di esportare la traccia AUX attraverso le Export Stems che troviamo qui in alto nella Song, selezionando soltanto l'AUX ed eventualmente reimportando con l'opzione Import to Track o Importa nella traccia il file stem esportato direttamente da Studio One. L'AUX è un canale molto molto utile nel mixer di Studio One, ma soprattutto è stato pensato per l'utilizzo live nella sezione show che abbiamo visto in un altro video, per cui per poterlo utilizzare a pieno delle sue potenzialità vi consiglio di considerarlo nella sezione show, che è la sezione live poi di Studio One. Come vi dicevo, la sezione pagine è stata sostituita ora dalla funzione scene che troviamo qui al lato del mixer. In questo caso possiamo creare delle nuove scene del mixer da poter non soltanto salvare come snapshot ma anche richiamare come canali da un altro snapshot. È attiva la nuova funzione di copia e incolla dei canali, quindi ogni canale può essere copiato ora, copia channel settings, e spostato poi su un canale adiacente. Facciamo un esempio, copy channel settings, paste channel settings. Abbiamo già
velocemente incollato sia gli effetti in insert, i send e i parametri di volume che sono stati impostati nel fader. Rimangono invariate le uscite e gli ingressi del canale che non sono coinvolti nel copia e incolla. Soddisfatti di questo mixer, possiamo ad esempio ora salvare la nostra prima scena. Possiamo ora proseguire nel lavoro della stesura del mixer, spostare gli effetti, cambiarli e inserirne anche altri, come ad esempio il nostro nuovo equalizzatore. Facciamo delle piccole variazioni e salvare una seconda scena. Come vediamo, nella scena 1 non abbiamo l'equalizzatore, nella scena 2 è stato inserito. Qualora volessimo copiare nella scena 1 il canale che contiene l'equalizzatore della scena 2, potremmo rifare Recall Channels Only, rimanere sul canale interessato e cliccare sulla scena 2. In questo caso ora il mixer possiede le impostazioni della scena 1. Come vediamo, nella scena 1 applichiamo le Recall Option qui sotto, Select Channels Only, e soltanto il canale selezionato verrà aggiornato dalla scena 2 alla scena 1. Saremo poi noi in grado di tornare su scena 1 e fare Update Chain. In questo caso o aggiornamento scena, in questo caso anche la scena 1 ora conterrà gli stessi parametri della scena 2. Qualora non volessimo richiamare alcuni dei parametri, basterà semplicemente disabilitarli e quindi togliere la spunta qui sotto nel Recall Options. Questo per poter magari creare le vecchie pagine mixer che usavamo come funzione nel mixer di Studio One 4. Rimangono invariate le funzioni di gruppi e questa volta viene aggiunto un external devices in grado di interagire con il canale AUX. Se ad esempio volessimo creare un'uscita AUX del mio TG55 o del Moog che venga automaticamente, ogni volta che lo apro, indirizzata in un AUX del mixer, dovrò cliccare sull'uscita Outputs, selezionare l'AUX e verrà autoconfigurato ora il mio Moog nell'uscita AUX che richiamerò all'interno dell'arrangiamento. Sarà poi semplice creare una traccia MIDI che venga indirizzata direttamente al Moog, ad esempio, o suonarlo in tempo reale con la tastiera. Nelle opzioni troviamo il solito Link Show Hide, quindi la connessione con la console, quindi scegliere di sconnettere la visualizzazione del mixer con le tracce dell'arrangiamento, quindi avere due situazioni separate, colorare i canali, gli input controls classici che sono molto utili per poter avere a disposizione un gain pre-fader e i controlli di fase, l'opzione che mostra la connessione ai gruppi e il channel notes. Arriviamo quindi poi in fondo ad una nuovissima funzione che viene chiamata Listen Bus. Con l'arrivo del Listen Bus possiamo attivare delle feature molto interessanti, utilissime per le fasi di mix e soprattutto anche e nelle fasi di tracking, dove potremmo trasformare il Listen Bus in un ascolto separato rispetto alla band che sta registrando. Per attivare il Listen Bus, normalmente di default è già attivo, troviamo qui nelle preferenze del mixer l'opzione Enable Listen Bus o Attiva il Listen Bus, così torniamo nella configurazione Studio One 4 e così torniamo nella configurazione nuova attraverso l'utilizzo del Listen Bus. In questa configurazione Listen Bus replica l'uscita stereo del nostro main out, che può essere ad esempio indirizzata verso l'uscita cuffie ed avere quindi un doppio ascolto della nostra base in questo caso, dove potremo caricare un secondo sistema di plugin e quindi di ascolto in cuffia, come ad esempio il Sonarworks, quindi ascoltare dalle cuffie o da un altro paio di casse la replica del nostro main bus generale come se stessimo in una control room, quindi disporre quindi di una uscita separata a cui poter assegnare quindi un secondo tipo di ascolto. L'ascolto inoltre può essere indirizzato attraverso il prefader listen, quindi un ascolto tutto prefader riguardante il nostro mix generale. Troviamo sempre qui all'interno poi la possibilità di escludere l'ascolto del click, trasformare in mono o stereo l'ascolto e quindi l'accensione e spegnimento del metronomo. Entrambe le uscite dispongono poi di un post fader a cui assegnare altri tipi di plugin. Potrebbero essere ad esempio quelli per la misurazione, come ad esempio il classico meter, come ad esempio il phase meter, da poter aprire anche in modalità diretta sul canale, o anche il nuovo spectrum meter.
Questo per avere due tipi di analisi differente, o infine ad esempio i plugin di analisi riguardante l'ascolto pre-mastering attraverso le piattaforme di streaming, come ad esempio il Nugen Mastercheck, che avete già visto in un altro video all'interno sempre di questo canale. L'altra funzione che può assumere il Listen Bus è quello dell'assegnazione dei canali solo. Ad esempio, trovandoci in una situazione in cui Listen Bus è inserito per questo scopo nella uscita cuffie, quindi verso l'uscita cuffie, potremmo decidere in qualunque momento e attraverso l'attivazione delle preferenze solo through Listen Bus far sì che ogni volta che inseriamo una traccia in solo venga esclusivamente indirizzata non nel Master Bus ma nel nostro Listen Bus. In questo modo ogni volta che ascolteremo in solo la traccia la potremo ascoltare noi soltanto in cuffia, quindi per evitare durante le fasi di tracking che ad esempio la band possa essere coinvolta nei nostri ascolti in solo. Infatti il Listen Bus in questa modalità non interferisce con i EQ Mix e quindi i mix delle cuffie esterne. Possiamo quindi scegliere di utilizzare Listen Bus in queste due configurazioni. Un'altra funzione è quella dell'Auto Expand Selected Channel. In questo modo possiamo espandere una volta contratto il mixer e quindi ogni volta che noi selezioneremo il canale vedremo immediatamente gli effetti in insert al lato del canale. È un sistema utile e veloce per avere questo tipo di visualizzazione subito senza dover necessariamente cliccare due volte sull'espansione del canale. Il Listen Bus comunque non viene coinvolto nelle operazioni di export stems perché appunto è soltanto un bus per l'ascolto, quindi non lo troveremo nelle esportazioni dirette del stems, né influenzerà ovviamente il bounce generale nell'export mixdown. Infatti nelle uscite output dell'export mixdown non troviamo il Listen Bus. Cliccando con il tasto destro del mouse sui fader potremo impostare direttamente il volume in cifre, come accade anche qui in alto a sinistra, fare un edit automation volume direttamente sull'arranger semplicemente cliccando appunto il bus e creando velocemente quindi il canale di automazione sul arrangement. Le altre configurazioni riguardanti appunto le visualizzazioni di tutte le tracce audio, quelle instruments, gli effetti, i bus e i VCA rimangono invariate soltanto con l'aggiunta di AUX, oltre alla funzione remote per poter sincronizzare il mixer direttamente con un iPad esterno o con un'altra piattaforma di touch input. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao a presto!